finisce a reti bianche il derby tra Chieti e Vastese e sostanzialmente un punto giusto anche se a recriminare di più al termine dei 90 minuti sono gli ospiti vicini in più di un'occasione alla rete. Bella la cornice di pubblico all'Angelini con la curva Volpi che per l'occasione del centenario dà vita ad una coreografia che ricorda i tempi migliori della squadra nero-verde. Peccato per l'assenza dei tifosi di fede aragonese dalla parte opposta, per loro trasferta vietata. Neteatini rientra di Renzo in difesa, nel 3-5-2 di Lucarelli conferma per il tandem offensivo Fabrizio Orlando. Nello scacchiere iniziale biancorosso invece non ci sono Alessandro e Monza, spazio in avanti a Stivaletta. Gara su ritmi da derby vero già dai primi minuti, ma a prevalere sono le due difese molto attente a concedere pochi spazi ai rispettivi avversari. La Vastese prova a sfondare con gli inserimenti da dietro di Pierpaoli, ma il centrocampista in due occasioni viene fermato dalla bandierina su del secondo assistente. Dall'altra parte il più pericoloso è il solito Fabrizio, ma il numero 9 prima manca di precisione, mentre al 26esimo trova la lettura perfetta di Rienzo a dirgli di no. Con il passare dei minuti però cresce la paura delle due squadre nello scoprirsi ad allora i calci piazzati potrebbero essere la via giusta per sbloccare la contesa. Accade così al 40esimo con un traversone da fermo di Agnello che trova l'incornata di Pierpaoli. Fusco prima e in seconda battuta il palo salvano il punteggio. Gli aragonesi chiudono in avanti la prima frazione con il Chieti che deve dire ancora una volta grazie a Fusco che mette in corner una botta da fuori di Agnello. La seconda frazione si apre sulla falsariga di come si era chiuso il primo tempo, ovvero con la Vastese pericolosa. Stivaletta, oggi nell'inedito ruolo di centravanti, supera sullo slancio Bassini, ma il destro del numero 10 è forte ma manca di precisione. Tre minuti più tardi Di Filippo dagli sviluppi di un corner a non trovare la deviazione vincente da due passi. Ancora Di Filippo a farsi vedere in area avversaria che nell'occasione viene messo giù da un intervento al limite di Fusco, ma il direttore di gara dice che si può giocare. Il Chieti prova sempre ad uscire palla a terra, ma come è successo nella prima parte di stagione fa difficoltà a concludere in porta. La Vastese vorrebbe approfittarne con Pierpaoli, il migliore in campo, ma la conclusione di controbalzo dal limite chiama ancora una volta Fusco agli straordinari. Spinto dal pubblico, il Chieti prova a riversarsi in avanti alla ricerca del gol e protesta al 40esimo quando Koulibaly entra a contatto in area di rigore, ma Leotta di Acciriani fa proseguire scatenando le proteste della panchina ed a farne le spese il Luca Orlando che si prende il rosso da parte del direttore di gara. Non c'è un attimo di respiro, è l'ultima occasione per la Vastese, ma la bordata dal limite di Ficarra trova ancora una volta pronto Fusco a salvare il risultato. Ora la sosta per ricaricare le batterie alla ripresa Vastese che ospiterà il Tolentino, mentre il Chieti impegnato in un altro derby contro il Castelnuovo. Ma diciamo che va bene così, è chiaro che riavvolgendo il naso della partita un po' di delusione c'è, perché insomma oggi certamente l'arbitro non è stato il migliore in campo. C'è stata questa situazione di due rigori che credo che l'abbiamo visti tutti, erano piuttosto netti e purtroppo non ce li hanno dati. Era una partita molto sentita sia da noi che dai nostri avversari, quindi va bene così. Comunque non, un po' di amarezza rimane. Ma guarda, io un po' me l'aspettavo, perché secondo me la Vastese aveva visto le nostre ultime partite, aveva studiato bene come avevamo giocato, quindi ha cercato soprattutto nel primo tempo di bloccare le nostre trame di gioco facendo molta pressione, quindi lavorando molto sulla velocità del gioco. Noi abbiamo fatto un po' di fatica obiettivamente il primo tempo, però il secondo tempo nettamente meglio per noi. Ma guarda, io non è una questione di motivazione, diciamo che oggi io vivo il presente oggi ci dice che a Chieti c'erano tantissime persone allo stadio che sono venute a vedere il Chieti, c'è un grande amore, è tornato un grande entusiasmo, il centenario ha, e anche il comitato organizzatore del centenario ha il merito di aver rinnovato la passione per il calcio e per la squadra in questa città, e quindi adesso speriamo di continuare così. La volontà era quella di giocarci la partita come è giusto fare, insomma, e quindi siamo venuti convinti di fare una buona gara. Diciamo che abbiamo preparato la partita perché loro sono bravi, hanno idee di gioco, quindi noi dobbiamo poi far sì che queste idee vengano meno e dobbiamo creare dei problemi, non solo in fase difensiva ma anche in fase offensiva. E devo dire che i ragazzi hanno cercato di fare quello che avevamo preparato con un grosso dispendio di energie, però hanno cercato di applicare quelle cose e le hanno fatte abbastanza bene. C'è il rammarico, Lucarelli è una persona per bene prima di tutto ed è un ottimo allenatore, nonostante abbia fatto categorie più basse, e fa giocare il Chieti molto bene con idee di gioco e con un ottimo sviluppo. A noi sta poi controbatterli e cercare di andare a mettere le nostre idee.
non era semplice in una giornata particolare per il Chieti, non era semplice, però volevamo fare anche un regalo ai nostri tifosi. Pierpaolo sta crescendo, l'abbiamo preso in questo mercato, insomma sta crescendo, un giocatore anche tatticamente bravo. E come tutti i ragazzi giovani bisogna stare con i piedi per terra e non esaltarsi facilmente, quindi dobbiamo anche centellinare, però devo dire che anche Sansone, che è in 2003, è un giocatore che dà equilibrio, abbiamo Monza, insomma diciamo ci stanno diversi ragazzi, ma anche a Chieti è la stessa cosa.